Assessore, il Comune ha caccia di volontari per la protezione civile. Sì, vorremmo tornare ai numeri di qualche anno fa con un gruppo formato da 150 persone. Adesso il nostro gruppo è di circa 100 e vorremmo implementarlo anche per creare un po' un ricambio generazionale. Per la prima volta abbiamo inserito nel bando la possibilità anche per i cittadini stranieri di aderire al gruppo dei volontari. La nostra comunità è cambiata, c'è una presenza importante anche di stranieri ed è giusto anche a loro dare questa opportunità se vogliono partecipare e dare un contributo alla vita della nostra comunità. Sono impegnati i nostri volontari in operazioni sia belle, cito l'aiuto che ci danno alla maratona e l'aiuto che ci danno per esempio per i fuochi di Ferragosto, di Capodanno e poi per tutte le calamità che intervengono sia sul nostro territorio, esempio l'ultimo evento alluvionale di autunno, li ha visti coinvolti a difesa della comunità investite dall'alluvione, sia cittadine, sia della provincia, sia anche extra provincia, sono andati a Vicenza in aiuto della popolazione vicentina, o peggio anche quando si manifestano eventi drammatici come quelli dell'Abruzzo che hanno visto coinvolti tutti i nostri volontari, alcuni sono andati anche 4 o 5 settimane e hanno offerto un aiuto importantissimo alle popolazioni in difficoltà. Al nostro gruppo volontari è affiliato anche il gruppo dei psicologi per i popoli che intervengono in aiuto e danno un supporto psicologico importantissimo perché le popolazioni investite da calamità risentono e hanno bisogno sì di un aiuto materiale fisico ma hanno anche e soprattutto bisogno di un aiuto psicologico proprio per superare quegli eventi drammatici, la morte di propri cari, la perdita, la distruzione delle proprie abitazioni e quindi proprio un aiuto che coinvolge tutti e i riscontri poi li abbiamo importantissimi e di ringraziamento di queste popolazioni che a distanza di mesi, di anni si ricordano ancora dell'intervento di questi angeli protettori.